cartoni animati per i più piccoli. Ciao ragazze, eccoci di nuovo in compagnia di Barbie. Ah, io non ho resistito, non potevo lasciarle vestite come nella scorsa puntata. Allora ho ricambiato di nuovo tutti i look. A Marina ho messo, mentre l'altra volta aveva un look un po' più da discoteca, questo è un look un po' più da giorno. Le ho messo un toppettino bianco, un cerchietto, un giubbottino tipo in simil pelle color lilla, bello cangiante, jeans a zampa e poi gli ho messo le zeppe e anche la borsa, una borsa ultra moderna tipo a sacco trasparente fucsia. La nostra Barbie invece, che qua intenta leggere una rivista, scusa Barbie se ti disturbo, allora a lei ho messo invece un abitino tipo di raso rosa, con rosa chiarissimo, con tutti dei disegnini, vedete, con tutti dei fiorellini bianchi. Poi gli ho messo un giubbottino in simil pelle color verde, la borsa abbinata verde e le scarpe rosa col tacco. Gli ho messo anche una collana al collo. Ken è rimasto vestito così perché vi ho detto non ho tanti vestiti per Ken, quindi l'ho lasciato vestito così. Tieni Barbie, puoi continuare a leggere la tua rivista. Questa Barbie rossa, che fa parte della collezione città, le ho un po' cambiato l'abbigliamento. Allora, ciao, sei bellissima intanto, innanzitutto. Lei nasce proprio con i capelli di questa lunghezza, eh? A differenza di altre Barbie alle quali, poverine, ho tagliato i capelli perché volevo provare a farla parrucchiere, quindi facevo vari tipi di tagli, tutti con pessimi risultati. Lei invece nasce proprio così. Siccome lei aveva quel look, ve lo ricordate, con il trench, la gonna a scacchi, ho voluto rimanere un po' sempre in quello stile. Quindi le ho tolto la gonna a scacchi, le ho messo una gonnellina di jeans, sempre però con la calza ultracoprente e i tronchetti. E poi gli ho messo sopra questa giacca che è in stile cavallerizza. Quindi ancora un look molto british, molto bella. Alla nostra Teresa invece, innanzitutto la Barbie rossa, di solito l'amica di Barbie rossa si chiama Midge. Questa però non ha l'aspetto di Midge, Midge è completamente diversa. Ce le ho a casa, adesso devo ricordarmi di portarvele così ve le faccio vedere. Invece la nostra Teresa, la nostra bella mediterranea, molto italiana, le ho lasciato sempre la camicia con il collo ampio, però le ho messo una gonnellina a scacchi che fa parte, perché io alcuni di questi vestiti mi ricordo di quale collezione fanno parte, fa parte di una collezione che era veramente uscita forse nel 1989, quindi voi proprio non c'eravate, forse i vostri genitori, anzi magari hanno la mia età. Magari la vostra mamma si ricorda, è uscita la collezione Benetton, proprio come la catena di negozi. E un personaggio, sì, di Barbie, in quel caso Marina, che non ho portato qui, aveva questa gonna, se non erro, quindi dovrebbe far parte proprio di quella collezione. A me piace tanto, quindi gliel'ho messo, e gli ho messo questi belli stivali alti, con il tacco e i laccetti, sempre rossi, e la borsa rossa abbinata. Allora, vi avevo parlato nella prima puntata, vi avevo detto, solo io li ho, comunque siamo in pochi ad averli, i genitori di Barbie. E allora io li ho portati oggi. Ve li voglio far vedere, vi assicuro sono praticamente dei pezzi d'antiquariato. E perché? Intanto li faccio entrare, prego, entrate pure in studio, eccoli qua. Allora, adesso vi spiegherò anche perché lei poverina è conciata così, tutta colpa mia. Questi sono proprio dei... sono vecchi, oh ragazzi, io faccio 33 anni quest'estate. Questi me li hanno regalati i miei genitori per un Natale, che poteva essere forse il Natale dell'86 o dell'87. Comunque io ho una memoria molto vivida di quando ero piccolina, quindi mi ricordo perfettamente di questi due signori, dei genitori di Barbie, che poi non li hanno più rifatti. Insomma, vi dicevo, in quel periodo prima di Natale
i miei genitori erano andati a giocare a tombola, ero andato anch'io con loro. E in palio, tra gli altri premi, c'erano loro due, in un'unica confezione erano, e c'era anche la casa di Barbie, mi pare, oppure la casa di Barbie me l'ha comprata loro, non lo so. Fatto sta che i miei genitori avevano nascosto tutto sotto il letto, ma io, da brava furbacchiona, ero andata a guardare, quindi lo sapevo che mi avevano regalato la casa di Barbie e i due genitori di Barbie. Dicevo, questi qui non li ho più trovati, non li ho più visti nei negozi da nessuna parte. Ho provato anche a cercare su internet perché ho pensato, boh, magari non sono originali. Invece no, sono proprio originali. Sono stati fatti soltanto quella volta, poi non li hanno più riproposti. E allora, la signora, poverina, la mamma di Barbie, in realtà aveva i capelli lunghi, non lunghi come Barbie, però li aveva, diciamo, fino alle spalle. Soltanto che io volevo farla assomigliare alla mia nonna. E la mia nonna ha anche i capelli rossi. Ora, voi lei non la vedete con i capelli rossi, ma vi assicuro che li ha avuti, perché glieli avevo tinti, ma non con la tinta che usa le parrucchiere. E io gli avevo detto alla mia nonna, io voglio farle i capelli rossi a questa Barbie, come posso fare? Allora la mia nonna mi ha detto, prova con il Carcadè, che è una specie di tè, però è molto molto rosso. Allora io cosa avevo fatto? Avevo preparato, la mia nonna aveva preparato il Carcadè, dopo io avevo messo la mia Barbie a testa in giù, l'ho lasciata lì per un po', non mi ricordo quanto tempo, e poi dopo i capelli le erano diventati rossi, soltanto che ovviamente poi, siccome io glieli lavavo anche i capelli alle Barbie, me le buttavo nella vasca insieme a me quando facevo il bagno, lava che ti rilava che ti rilava, sono tornati al loro colore, che poi non sono neanche sicura che fosse questo, mi sa che erano anche un po' più grigini. E poi glieli ho tagliati perché la mia nonna aveva i capelli corti, io quindi volevo farle esattamente come la mia nonna Mina. I vestiti però sono i loro originali, sia della mamma che del papà di Barbie. L'unica cosa che non è originale è questo bordo. Questo proprio, si vede anche la cucitura, me l'ha cucito la mia nonna, non so perché, probabilmente gliel'avevo chiesto io. E questi sono proprio i vestiti originali. Come possiamo notare dalle spalline, un po' sbuffo, questo è proprio anni 80 alla grandissima. Cioè, questi sono proprio vintage. Sono anche tutti sporchi questi vestiti. Ci ho giocato migliaia e migliaia di volte. Allora, questa è la mamma di Barbie, che comunque è una bella signora. E questo è il papà di Barbie, anche lui è un bell'uomo. Ve lo faccio vedere anche dai piedi. È un bell'uomo, brizzolato, cravatta, ha questa giacchetta di lana proprio un po' da nonnino, pantalone grigio e la scarpa elegante. E questi forse sono stati, se non i miei primi personaggi di Barbie, poco ci manca. E come vi dicevo, ci ho giocato tantissimo perché a me piaceva proprio fare le storie, non tanto di principi, principesse, ma proprio le storie di vita reale, quindi con il genitore, la mamma, il papà, fratelli, sorelle. E infatti sto pensando che non trovo più tutte le sorelle di Barbie. Dove le ho messe? Skipper, Shelly, Stacy. Dove caspiterina le ho messe? Devo cercarle. È impossibile che siano sparite, ne avevo un sacco anche di loro. Insomma, questi sono i genitori, ve l'avevo detto che ve li avrei fatti vedere, ed eccoli qua, un pezzo da collezione. Guarda, mi dispiace, adesso mi mangio le mani che ho tagliato tutti i capelli alla mamma di Barbie, mi dispiace proprio tanto. Vabbè, pazienza, adesso loro li metto qua. Per chi non avesse visto la scorsa puntata, vi faccio vedere che cosa abbiamo aperto nella scorsa puntata, e cioè lei, una Barbie del mondo, la Barbie austriaca, con il suo bel vestito tirolese, il tipico vestito austriaco, con il fularino, con il profilo di San Gallo, la gonna a fiori, la giacchettina, le calze, le ballerine. E nella prossima puntata apriremo la Barbie polacca, apriremo Barbie schiaccianoce, apriremo la Barbie anni 30, apriremo Scarlett O'Hara, apriremo Biancaneve. Chi lo sa che apriremo, cosa apriremo nella prossima puntata.
Io intanto vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi abbia fatto piacere, insomma, di conoscere anche questi aspetti della mia infanzia, perché sono stata piccinina anche io. Vi ho presentato ufficialmente il signore e la signora Barbie. Ecco, lì c'è vostra figlia, bravissima ragazza. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!